1. Amici di Battista 70 Phone, siamo qui col nuovo LG V30, nuovo top di gamma dalla casa coreana. Il display è un OLED full, come potete vedere, da ben 6 pollici. La cosa impressionante di questo smartphone è la leggerezza, perché parliamo di solo 158 grammi e abbiamo uno spessore di 7,3 mm. Sul posteriore abbiamo una doppia fotocamera, la principale da 16 con apertura focale 1.6 e per la prima volta le lenti sono in vetro e non più in plastica. La seconda cam da 13 megapixel è la classica cam wide, ma abbiamo visto che sono riusciti a ottimizzare la ripresa, diciamo, e non ci sono più le curvature sui lati. Adesso quando si scatta una foto con modalità ampia, sui lati non c'è più la tipica curvatura che vedevamo prima. Vediamo un po', la fotocamera, sono state implementate moltissime funzioni, soprattutto nella parte cinema, sono state implementate varie funzioni per cui si può scegliere la modalità a seconda della scena che stiamo riprendendo. Ok, possiamo vedere. Poi un'altra cosa particolare della modalità cinema è che quando si utilizza la modalità praticamente point zoom, possiamo decidere su chi zoomare direttamente senza dover andare a fare il pinch to zoom. Come potete vedere, qui abbiamo moltissime modalità, tra cui quella che vi dicevo, c'è ad esempio la cine video col point to zoom, e possiamo andare a scegliere anche il tipo di effetto che vogliamo. Ci sono varie modalità. Ora, se facciamo il point to zoom, vogliamo puntare su una cosa particolare, ci basta andare a tappare. Nel momento in cui andremo a fare la ripresa, verrà zoomata la parte che abbiamo scelto. Insomma, ci sono veramente tantissime feature. Parliamo un po' delle caratteristiche tecniche. Snapdragon 835, 6 GB di RAM. Ci sarà poi anche la versione V30 Plus con memoria maggiorata. In questo dovrebbero esserci o 32 o 64 GB. Ci sono varie combinazioni da 32, 64 e 128. La RAM, come abbiamo detto, è da 6 GB. Ok, poi altre caratteristiche, vi dicevo, il display è un 6 pollici OLED. Insomma, c'è da dire che è veramente un bel dispositivo. Poi, come potete vedere dietro, ci sono poi vari colori. È water resistant, IP68, una batteria da 3300 mAh che, abbinata allo Snapdragon 835, dovrebbe consentirci di arrivare a sera con un buon utilizzo. Poi c'è sul lato, adesso non so come si attiva, c'è la possibilità di attivare delle quick, diciamo, gesture. Proviamo a vedere nel menu se vediamo dove attivarle, perché abbiamo visto in fase di presentazione, home screen, lock screen. Ah, importante, tra le varie modalità di sblocco c'è anche la modalità sblocco tramite la voce. E questo è, devo dire, una cosa molto, molto particolare. Poi ci sarà la collaborazione con Google Assistant, finalmente arriverà anche in italiano, e questa è una cosa, devo dire, molto, molto interessante. Poi possiamo vedere la risoluzione, 2880x1440, possiamo anche cambiarla. Abbiamo un chip audio dedicato, abbiamo un quad DAC, e Bong o Lufse, come cavolo si chiamano, e ci sono anche le cuffie integrate. Insomma, diciamo che ci ha colpito veramente molto. Non sappiamo ancora il prezzo, almeno non ci è stato comunicato ufficialmente, però insomma devo dire che eccola qui, questa qui è la floating bar, che praticamente si va ad attivare qui di lato. Come vedete, ci dà le varie istruzioni, i vari settings su cosa andare a farla. Di conseguenza noi possiamo attivare questa floating bar, tramite la quale poter accedere a varie funzioni. Possiamo spostarla dove vogliamo, nel momento che clicchiamo ci si accendono le varie funzioni, diciamo, veloci. Insomma, c'è da dire che è veramente un ottimo dispositivo, davvero bello, ben fatto, e soprattutto la luminosità del display è stata molto aumentata, andando a mettere una pecca a quelle che erano, diciamo, il difetto di LG G6, che purtroppo ha una luminosità veramente molto bassa. Ok, dai, adesso è inutile stare a proseguire oltre, anche perché è una preview, non dobbiamo fare 6 ore di video. Un saluto da Loris e Andrea per Battista 70 Phone.